bellissima canzone di Francesco De Gregori, la leva calcistica del 68. Allora, dobbiamo parlare delle rubriche, sì. Che sono sicuramente molto interessanti, rubriche aiosa. Allora, partirei, se mi vuoi scusare Natale, con sì. Scommetti sotto porta, velocemente, poi perfezioneremo il jingle che in realtà è in fase di elaborazione, abbiamo avuto un piccolo problema, ma da settimana prossima ve lo assicuriamo, ci sarà anche il jingle, magari posso Maria, fare dal vivo? Sei qui, facciamolo live, mi schiarisco la voce, schiarisciti la voce, vai. Ed ora scommetti sotto porta. Un applausometro. Assolutamente. Allora, queste sono le scommesse di questa settimana. Partiamo con le scelte di Natale. Natale? Sì, okay. Allora, io mi sono soffermato su tre gare: Fiorentina Spal 1, perché ritengo che, ecco, la Spal, penso che a Firenze troverà un avversario che già ha fatto vedere anche a Napoli, nella gara di Napoli, di avere le caratteristiche per fare un buon campionato quest'anno. Frosinone Juve penso che sia senza dubbio 2, ma 2 aggiungo una combo, quindi 2 più over 2,5, quindi con da 3 gol in su in questa gara. Ovviamente è facile immaginare che i 3 gol saranno dalla parte della Juve. Sampdoria-Inter x2, perché ritengo che l'Inter abbia un po' svoltato con la vittoria rocambolesca e in grande rimonta contro il Tottenham. E mi sembrano delle scommesse molto molto attente ed accurate. Io invece, per quanto riguarda le mie scelte, ho puntato sulla vittoria del Napoli a Torino, netta 2, quindi mi voglio fidare del Napoli. 2 anche della Roma a Bologna e gol Milan-Atalanta, partita molto insidiosa per entrambe, secondo me. Staremo a vedere poi come andrà. Sì. Riepiloghiamo velocemente le scommesse: Fiorentina Spal 1, Frosinone Juventus 2 più over 2,5, Sampdoria Inter x2, Torino Napoli 2, Bologna Roma 2, parecchi 2, sto leggendo, e Milan-Atalanta gol. Potete giocare 3 euro, 4, 5, 6, quanti ne volete, responsabilmente, sempre responsabilmente. Fateci sapere se poi avete giocato queste scommesse. Maria? Posso dare una notizia al volo riguardo il Napoli Primavera? Sì. Che vince 2-0 che a Empoli. Bello, è bello. Live? Sì, è live, sì, è live. È quasi finita, tra l'altro, credo, la partita, sì, perché sì, iniziava no. alle 11. Sì. Chi ha segnato? Hai anche marcatori? No, da questa fonte che il signor Rino Cesarano, non lo dice. Un ottimo negro in avanti, sì. Se riusciamo a prendere anche sì, i marcatori, grazie, facciamo grazie. Una grande cosa, però è importante la sì, vittoria. Sì, molto bene, il Napoli Primavera ha vinto anche e settimana scorsa con Lodi a Baronio. Baronio esatto. Sta dando una sì. identità al Napoli Primavera e ci voleva veramente. Dopo tra il campionato. Tra l'altro aggiungo che Baronio sta adottando, ed è strano questo, un modulo tattico diverso da quello che ha adotto la prima squadra. Concordato con Ancelotti però. Infatti, Baronio gioca col 3-4-1-2, quindi la difesa a 3. Però io ho visto la gara precedente, una buona squadra quest'anno che sì. mi sembra tutt'altra, che non mi sembra assolutamente parente della squadra dello scorso anno del campionato primavera che fece il Napoli, che si salvò solo all'ultima sì, giornata. Meno male che si salvò, grazie ad Unas. Ah, è vero. Quindi insomma, in bocca al lupo alla Primavera, che ha pareggiato 1-1 tra l'altro nell'esordio in Youth League in settimana contro la Stella Rossa di Belgrado, era passata anche in vantaggio, e quindi noi ci auguriamo possa lottare per la pole scudetto a fine stagione, perché sì. sarebbe bello. Napoli, tra l'altro, mi sembra la storia, il Napoli Primavera ha vinto una sola volta sì. il campionato Primavera, 78-79 con Celestini. Mariolino Corso sì. in panchina, con Celestini in campo sì. Volpecina con lo stesso Volpecina, c'erano sì, diversi sì. giocatori, c'era Raimondo Marino, sì. c'era Vincenzo Marino, Michele sì. Borriello, c'erano diversi giocatori che poi hanno calcato i campi della serie, e noi ce lo auguriamo veramente, perché abbiamo bisogno dei nostri giovani che sono forti della Campania. Ciro, chiedevi marcatori sì. Allora, quindi Sgarri ha segnato il primo gol, il secondo Palmieri, il solito Palmieri che sembra avere un futuro roseo, sì, veramente, sì, anzi azzurro, possiamo dire, speriamo che possa uscire sì. oltre a Insigne qualche altro giocatore per la prima Primamente. Squadra. Natale, sei pronto? L'angolo Prontissimo. Giusti è la prima rubrica e quindi partiamo con il jingle. L'angolo giusti, il calcio a 360 gradi, a cura di Natale Giusti. Vai Natale!
Allora, questa settimana parliamo ovviamente del Torino di Walter Mazzarri, che è l'avversario del Napoli di domani pomeriggio, di domani a ora di pranzo alle 12.30. Il Torino è al decimo posto praticamente nell'attuale classifica di Serie A con 5 punti, 4 gol fatti e 4 gol subiti. Con i 4 gol fatti si tratta del 13° attacco del campionato, alla pari di Spal, Udinese, Cagliari e Parma. Con i 4 gol subiti è la quinta difesa, alla pari di Juve, Lazio, Udinese e Inter. Il Torino, come già detto prima, in questa gara dovrà fare a meno di Iago Falche per infortunio e quasi certamente, togliamo anche il quasi, di Soriano e di De Silvestri, che non ci dovrebbero essere. Quindi 3-5-2 da parte di Walter Mazzarri, con la seguente formazione che scenderà in campo: Siliku in porta, difesa a 3 con Itzon, Kulu e a sinistra Moretti. Centrocampo da destra verso sinistra con Aina, ex Chelsea sulla destra, Baselli, Rincon, Meite e Berenguer, vecchio obiettivo di mercato del Napoli, che giocherà sulla fascia sinistra di centrocampo, e davanti il duo Zaza-Belotti. Volendo analizzare le due fasi di gioco tatticamente del Torino, nella fase passiva il 3-5-2 di Mazzarri diventa una sorta di 5-3-2 con i due esterni di centrocampo, che saranno Aina e Berenguer, che scendono sulla linea dei tre difensori e quindi vanno a formare una difesa a 5 molto compatta. La caratteristica della fase difensiva del Torino è rappresentata dalla grande pressione che viene portata sui portatori di palla avversari, con la tendenza appunto che hanno i centrocampisti e i difensori granata di fare molto volume e molta densità per togliere appunto gli spazi agli attaccanti avversari. La conseguenza quindi è che la squadra gioca nella fase passiva molto raccolta in pochi metri, complicando quindi di parecchio la manovra di gioco degli avversari, ai quali non resta quindi che giocare di prima per evitare la pressione costante dei difensori granata. Nella fase attiva il 3-5-2 si trasforma in una sorta di 3-4-1-2 con il centrocampista Baselli, che spesso sale dietro le punte Zaza e Belotti. Zaza e Belotti che hanno iniziato a giocare assieme solo diciamo nello scampolo di gara dopo l'infortunio di Iago Falche nell'ultima gara giocata ad Udine dal Torino. I due attaccanti giocano spesso molto vicini, con Zaza leggermente dietro a Belotti. La fase di attacco ovviamente dipende molto dalla vena di questi due, non sono sembrati per la verità molto affiatati nella parte di gara che hanno giocato assieme nell'ultima partita che hanno fatto. I due uomini più pericolosi, come dicevo prima, possono essere appunto al centrocampo Meite, che è la vera rivelazione granata delle prime giornate, e Aina all'esterno di attacco ex Chelsea, molto forte. Dai loro piedi, dai piedi di Aina e di Meite, partono molto spesso i contropiedi, diciamo, le azioni di rimessa dei granata una volta recuperata la palla a centrocampo. Quindi molta attenzione dovranno porre a questo particolare tattico del Torino i centrocampisti del Napoli, per evitare proprio dei pericolosi contropiede che possono innescare le ripartenze di Zaza e dello stesso Belotti. Zaza, diciamo, apparso nell'ultima gara un po' più egoista rispetto al compagno di reparto Belotti, però ecco, è una coppia di attacco da tenere molto sotto controllo, e speriamo che appunto il Napoli domani faccia buona guardia soprattutto su questi due. Eh sì, speriamo veramente che la difesa azzurra possa tenere a bada comunque due attaccanti molto molto pericolosi come Zaza e Belotti. Analisi perfetta quindi da parte di Natale, poi ovviamente nel corso della settimana Buon Natale ci analizzerà tutto quello che si è visto nel weekend calcistico, sì. Poi dopo lo ricordiamo, sì, con sì, sì, i tuoi appuntamenti sulla pagina Facebook di Radio Nuove Frontiere. Sei pronto invece con la bastonata? Perché perfetto. È molto molto come possiamo dire? Salivare una bastonata scontata, è una bastonata scontata, quindi ascoltiamo il jingle e poi ovviamente torniamo qui in studio. Punto di vista di Natale Giusti sull'argomento della settimana. Sì, dicevamo, l'argomento della settimana non può essere che lo sputo di Douglas Costa al collega Federico Di Francesco collega. Del Sassuolo, che sempre di collega si parla. Non lo dico in senso ironico, nel senso di compagno di squadra, come qualcuno ha anche detto. Ed è stato veramente quanto di più disdicevole, di più diciamo vergognoso il calcio italiano potesse offrire ai suoi appassionati in queste prime quattro giornate di
campionato, una cosa assolutamente riprovevole e priva di ogni logica, e tra l'altro diciamo avvenuta sul finire di una gara che la Juve stava portando in porto diciamo con grande scioltezza, quindi nulla lasciava presagire questo gesto condannabile da parte appunto dell'esterno offensivo della Juve di Douglas Costa. C'è stata prima una gomitata in gioco, poi una mezza testata quasi a gioco fermo e infine c'è stato questo sputo al collega. Ed è servito il VAR, servito il VAR, perché Douglas Costa era stato ammonito per la gomitata, ricordiamo, per la testata. Esatto, si è trattato quindi di una serie di azioni in rapida sequenza che rappresentano assolutamente un cattivissimo esempio per i giovani che si avvicinano al calcio e che poi ha fatto bene il giudice sportivo a punire con le quattro giornate. Per te sono poche, diciamo, però già è un qualcosa, perché il gesto è stato comunque equiparato a una condotta violenta, perché in realtà poi certo, quello è stato certo. Diventano poche se fa ricorso poi, diciamo, se diventa... no, ma la Juve ha preannunciato che non farà ricorso, annunciato, sì, speriamo, anche se ecco, in questa vicenda io non mi fiderei più di te, però non lo farà perché l'hanno annunciato, tra l'altro, però ricordiamo che dalla scossa c'è una lesione agli adduttori, ecco, del raffreddore, non si è fatto mancare niente, testa, pugni, comitati, infortuni, però ecco che in questa vicenda, oltre al gesto diciamo riprovevole di per sé, sono da condannare anche altre due cose: il modo assolutamente minimalista con cui la Juve sul suo profilo Twitter ha commentato perché si è parlato di screzio, ha screziato di Francesco, credo che tra uno screzio e uno sputo, tra l'altro all'altezza della bocca, ci sia un qualcosa di ben differente, e poi le stesse scuse di Douglas Costa, perché Douglas Costa si è scusato con tutti, sì, addirittura con i compagni di squadra, con i tifosi, tranne che con lo stesso Di Francesco, quindi per la serie appunto al peggio non c'è mai limite, e quindi ecco che i tentativi di scusa secondo me sono stati anche peggiori dell'atto in se stesso, perché scuse verso i compagni, verso i tifosi addirittura, ma assolutamente non verso Di Francesco, veramente era il peggio che si potesse sentire dopo quest'atto, sì, già condannabile di per sé. Tra l'altro il povero Di Francesco, che è stato assalito, sì, da tante critiche, sono stati diciamo portati alla luce gesti e situazioni anche di diversi anni fa che non, sì, hanno nulla a che vedere con quello che è successo, che noi spesso quando dobbiamo attaccare qualcuno, sì, vediamo sempre quello che ha fatto prima, sì, cioè diciamo no, però lui ha fatto questo, ma non c'entra nulla, perché un atto va condannato se brutto, non è che solo perché magari Di Francesco ha commesso un errore in passato si meritava, sì, di essere sputato in faccia. Attenzione, magari avrà provocato anche Douglas Costa, gli avrà detto qualcosa, ma sono cose di campo e devono rimanere in campo. Ha detto cattive parole, parolacce, non insulti. Ma voi, per esempio, non so, vi ricordate il calcio di Carlo a Baldini? Di Baldini a Di Carlo. Cioè, questi sono gesti che vanno condannati, perché come diceva Natale, lo sport in televisione viene visto dal bambino di 5 anni alla persona anziana di 80. Un esempio veramente cattivissimo negativissimo per i giovani che si avvicinano a questo sport, assolutamente. Io dico sono poche, perché questi gesti andrebbero veramente condannati con delle pene esemplari. Io avrei dato 6-7 giornate di squalifica, con l'impossibilità anche di fare ricorso, nel senso che tu devi condannare in maniera proprio, cioè devi anche penalizzare la squadra che ovviamente poi è responsabile in un certo modo di un gesto del genere. Responsabilità oggettiva. Comunque, insomma, speriamo che non si vedano più gesti e atti del genere in un campo di calcio. Se fosse successo, se avesse sputato in faccia di, come dire, Insigne, non sarebbe finita lì, dico che Di Francesco non ha avuto la personalità di reagire, ha fatto bene, fosse successo a uno come Insigne, dico, per dire, penso Douglas Costa non l'avrebbe passata lì. Aggiungo una cosa che ho saputo stamattina: Tite non ha convocato Costa, anche Douglas Costa, per come punizione. Sì, ha fatto benissimo, anche se soprattutto giusto. Sicuramente. Cosa credo che vada rimarcata, perché a differenza di alcuni organi di informazione che tendono, non dico a scusare, però ad ammorbidire il gesto, il suo commissario tecnico non ha voluto sentire ragioni, te ne stai fuori, ha detto ci dobbiamo pensare. Per fortuna insomma c'è ancora qualcuno con un po' di sale in zucca, sì, in questo mondo che ha condannato giustamente questo gesto. Allora, subito la rubrica del fantacalcio, poi andiamo in pausa, sì, il rush finale. Allora, jingle e parliamo di fantacalcio. Speciale fantacalcio, rubrica dedicata alla tua fantasquadra.
la fantasquadra di questa settimana, che abbiamo qui su questo bel foglietto che non che, no, potete vedere in realtà, se, potete vedere da una parte c'è il fantacalcio e gli altri schemi di Ancelotti. No, 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 fortunatamente non mi occupo di questi problemi, mi occupo di fantacalcio e basta questo. Allora, top 11 della settimana, 3-4-3 che abbiamo deciso di schierare con i seguenti giocatori: Olsen tra i pali perché la Roma ha una partita sulla carta abbastanza agevole a Bologna, che non ha segnato neanche un gol in questo campionato ed è un paradosso con Pippo Inzaghi in panchina. Olsen tra l'altro autore di una grandissima parata, devo dire, su Giaccherini nell'ultima di campionato, sì, che ha evitato la sconfitta alla Roma. Poi difesa 3 formata da Skriniar, che giocherà contro la sua ex squadra la Sampdoria questa sera in Sampdoria-Inter ed è sempre molto pericoloso sui calci piazzati. Poi Benatia, che dovrebbe sostituire Bonucci titolare nella gara di Frosinone e potrebbe anche lui essere pericoloso sulle palle ferme, e Florenzi, che dovrebbe tornare titolare sulla destra nella difesa 4 della Roma, che giocherà appunto come abbiamo detto a Bologna. A centrocampo torna nella nostra top 11 João Pedro dopo il gol segnato al Milan, è un giocatore molto molto pericoloso. Il Cagliari ovviamente sta disputando secondo me un buon inizio di campionato e potrebbe dire la sua. Poi De Paul, anche lui sta giocando molto bene in questo inizio di campionato, l'Udinese affronterà il Chievo e sarà sicuramente uno dei giocatori più pericolosi. Poi Pjanic, ovviamente non potevamo tenerlo fuori, a Frosinone con i suoi calci di punizione, i suoi tiri da fuori aria, e Milinkovic-Savic, che è ancora alla ricerca del suo primo gol in campionato e potrebbe appunto farlo contro il Genova. Tridente invece formato da Simeone, che giocherà contro la Spal e ha segnato anche in settimana nel recupero di campionato contro la Sampdoria, ed Dzeko, anche per lui la gara di Bologna potrebbe essere utile per tornare a segnare, e Gonzalo Higuaín, che per la seconda settimana consecutiva è nel nostro attacco con il Milan, che affronterà in casa l'Atalanta, e sappiamo Higuaín è l'unica speranza di questo Milan in questo periodo. Quindi rileggiamo velocemente la nostra top 11 con Olsen in porta, Skriniar, Benatia e Florenzi in difesa, João Pedro, De Paul, Pjanic, Milinkovic, Savic a centrocampo, Simeone, Dzeko e Higuaín in attacco. Abbiamo anche tre possibilità, tre alternative alla nostra top 11. Non possiamo non considerare Piontek del Genova, che è il capocannoniere di questo campionato assieme a Benassi, e quindi, anzi forse no, non neanche più assieme a Benassi, se non erro, no, è da solo. Piontek da solo, sì. Piontek da solo con insieme a De Frel. Sì, esatto, insieme a De Frel. Immobile ovviamente anche lui vorrà cercare di segnare contro il Genova, e poi anche Milik ho voluto mettere diciamo come alternativa perché secondo me a Torino potrebbe essere anche la sua partita. Avete qualche consiglio, diciamo qualche richiesta per qualche consiglio, Raffaele? Io ho schierato il Sharawi e non Suso. Ci può stare. Rischio. Un piccolo rischio, però ci può stare perché c'ho grossa parte del Milan, c'ho Bonaventura, c'ho Lanovo, Higuaín e proprio Suso. E anche Caldara, però Caldara non gioca mai. Sì. Stranamente. No, sì, secondo me Sharawi a Bologna potrebbe essere un buona intuizione. Ho preso un grosso rischio e forse potrebbe giocare lo stesso Suso, visto che c'è il rischio clamoroso di Quagliarella turnover con l'Inter. È vero, anche questa l'ho letta, anche questa. Mi sembra una cazzata, direbbe sì, qualcuno. Sì, però, sì, vabbè. Difficilmente, insomma, credo. Effettivamente. Credo che Quagliarella verrà tenuto fuori da Giampaolo. Comunque, la nostra top 11 poi la potete ovviamente riascoltare in podcast, e settimana prossima ci aggiorniamo, anche perché la scorsa settimana abbiamo indovinato l'attacco bene, nel senso avevamo messo Piontek che ha segnato, Higuaín che ha segnato, quindi siamo stati ripagati, ascoltateci, vi diamo buoni consigli. Ora andiamo in pausa però e poi torniamo con il rush finale, che dobbiamo parlare di Serie B, di Serie C, che Stabia, qualche accenno ovviamente, con l'ultima parte di Sottoporta. Ora invece ci andiamo ad ascoltare un pezzo molto molto ascoltato nelle radio lo scorso anno, se non erro, vale a dire Negrita il gioco. A tra poco.